Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Fase 3, Conte dice, nostra credibilità dipenderà da come useremo i fondi europei. Piano per la rinascita sarà condiviso con le opposizioni e le parti sociali. Da Confindustria parole infelici, ma ascolteremo tutti. Nel giorno della riapertura tra regioni e a un mese esatto dal ritorno graduale alla normalità, il Presidente del Consiglio ha incontrato i giornalisti e parlato di quelle che sono le sue priorità da affrontare nei prossimi mesi. Confindustria, Conte dice governo più dannoso del virus, dal presidente Bonomi uscita infelice, ma ascolteremo anche lui. Le parole di Carlo Bonomi sulla politica che fa peggio del virus, quell'espressione è sicuramente infelice e la rimando al mittente. Detto questo, noi abbiamo la responsabilità di governare, abbiamo gli stati generali dell'economia a cui parteciperà anche la Confindustria. Dall'intervista che ha rilasciato desumo che Confindustria porterà progetti lungimiranti di grande respiro e impatto. Sarò lieto di confrontarmi anche con loro. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi in riferimento all'intervista rilasciata dal neo presidente dell'Associazione degli Industriali 4 giorni fa a Repubblica. Matteo Renzi nel nuovo libro Il condono sul contante in nero e una revisione storica. Dice Tangentopoli nasce quando la politica è debole. Nella presentazione in diretta Facebook dell'ultima fatica letteraria del leader di Italia Viva si riconoscono i due Renzi, quello di ieri e quello dell'altro ieri. Di oggi e di domani nulla. L'attuale leader del piccolo partito Italia Viva è una copia sbiadita delle versioni precedenti di se stesso. Quando va bene. Quando va male pensa e dice cose identiche a quelle di Silvio Berlusconi, ma con circa 25 anni di ritardo. Casa Pound a Roma, il caso dello sgombero. Ordine inviato, hanno detto. Raggi e Castelli dicono ristabilita legalità, ma Questura e Digos smentiscono. Sul palazzo, formalmente di proprietà dell'Agenzia del Demanio, pende una diffida del MEF impugnata da CPI, prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, con quest'ultimo che non si è ancora pronunciato. Alcuni militanti confermano la frase «dovete lasciare lo stabile» al Fatto Quotidiano.it. Floyd si aggrava l'accusa per la gente che lo ha soffocato, incriminati gli altri 3 che erano con lui. Il Pentagono dice no a esercito contro i manifestanti. 200 arresti a New York, ucciso ex agente a St. Louis, coprifuoco violate in molte città, ma la protesta si allarga senza le violenze di lunedì notte. Capo polizia di Houston, Trump dice taci, non siamo in The Apprentice. Presidente dice per i neri ho fatto più io in 3 anni e mezzo che Biden in 43. Le manifestazioni oscurano la crisi sanitaria da Covid-19 che però avanza, oltre 1000 morti e 20.000 contagi nelle ultime 24 ore. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, il contagio in Campania prossimo allo zero, i dati dicono così. Il nuovo bollettino della Regione Campania, un caso di contagio su oltre 1.100 tamponi effettuati, dati che migliorano rispetto all'altro ieri. L'unità di crisi della Regione Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 1.147 tamponi, di cui uno solo risultato positivo. Fase 3, primi arrivi da altre regioni, solo a Napoli tutti questi controlli, dicono. Qualche coda, qualche minuto di attesa e un pizzico di incredulità per i controlli stringenti. È passato così nella stazione centrale di Napoli la prima mattinata della fase 3, quella che sancisce la riapertura dei confini regionali. Vengo da Roma, racconta un giovane, anche lì ci sono i controlli, ma non c'è tutto questo spiegamento di forze come a Napoli. Via Verdi, lo sgambetto a De Magistris non riesce, si dimettono solo 7 consiglieri comunali. Le dimissioni diventeranno effettive solo al raggiungimento del numero utile perché ci siano elezioni anticipate, quello di 21 firmatari.
ipotesi remota. Il Movimento 5 Stelle e la città dicono no, attendista Italia Viva. Si è sciolto anche questa volta per mancanza del numero legale la seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli. Si stava dibattendo sulla prima delibera all'ordine dei lavori, appunto relativa all'acquisizione al patrimonio comunale di alcune aree residuali di proprietà privata utili alla realizzazione del parco della Marinella. Notizie da Treviso e dal Veneto. Riese compra un iPhone online e viene truffato. La vittima è un 25enne di Riese che, solo dopo aver effettuato il bonifico, si è reso conto di essere stato truffato e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Centri estivi pronti a partire, ma a Treviso i costi raddoppieranno. In media i servizi estivi per l'infanzia costeranno 100 euro a settimana. Va peggio nei piccoli comuni. Treviso manterrà i prezzi quasi invariati. Sempre sui centri estivi a Treviso, Ponzano Children va al via da oggi. La Ghirada riparte lunedì 8. Negli spazi di Verde Sport si seguiranno le normative che garantiscono sicurezza, come le attività in piccoli gruppi. Il costo sarà di 260 euro a settimana. Personale, ripartono i concorsi in comune a Treviso, oltre 450 i candidati. Il concorso più atteso, perché frutto di una lunghissima gestione, è quello per il ruolo di dirigente del settore cultura, musei e biblioteche. Piano antenne a Treviso, il comune pronto a sfrattare i pennoni della Vodafone. L'assessore all'ambiente Manera rilancia l'offensiva appunto contro il gestore. Da due anni la società non paga più gli affitti, dicono ci deve 750.000 euro. Notizia dal Friuli Venezia Giulia. Via le mascherine all'aperto se rispettiamo le distanze. Pubblicata la nuova ordinanza del governatore Fedriga, sarà comunque necessario avere sempre con sé una copertura per naso e bocca da usare all'occorrenza. Quindi via le mascherine all'aperto se rispettiamo le distanze. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha emanato l'ordinanza contingibile e urgente numero 16, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'atto amministrativo, che avrà validità dal 4 al 30 giugno, dispone in particolare la limitazione degli obblighi di utilizzo delle mascherine, che non saranno più necessarie all'aperto, a condizione di rispettare continuativamente le distanze di sicurezza con le persone non conviventi. Sarà comunque necessario portare sempre con sé la protezione per naso e bocca per poterla indossare all'occorrenza. Gorizia centri estivi al via il 15 giugno. L'azienda sanitaria comunica al sindaco Ziberna, farà il tampone a tutti gli operatori. Oggi è una giornata straordinaria. Per la prima volta dal 29 febbraio il Friuli Venezia Giulia non ha registrato alcun nuovo caso positivo né decessi. Commenta così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Certo, non possiamo dire che è finita e ci saranno probabilmente i colpi di coda del virus, ma è evidente che l'inversione di tendenza c'è. Qualcuno parla di perdita di potenza del virus che starebbe praticamente scomparendo. Non so se sia così, però i dati dimostrano che qualcosa è accaduto. A Gorizia i contagiati sono ulteriormente scesi, fermandosi a 4 e di conseguenza i guariti sono 74. Grande gioia. Resta bloccato sulla parete della Costa dei Barbari, brutta avventura per un 34enne di origini sarde, da poco a Trieste per lavoro. È una brutta avventura, quindi l'uomo ha chiamato il 112 in cerca di aiuto. Stava risalendo dal mare in Costa dei Barbari per rientrare a casa, ma ha smarrito il sentiero e si è ritrovato sospeso su un terrazzino roccioso sopra un salto di una trentina di metri, senza riuscire più a muoversi in nessuna direzione. Spunta un'auto nell'alveo del fiume Isonzo. Complesse le operazioni di recupero della vettura da parte dei vigili del fuoco all'altezza della passerella di Gradisca. Personale dei vigili del fuoco di Gorizia ha provveduto a recuperare dall'alveo del fiume Isonzo un'auto semisommersa in prossimità della passerella di Gradisca di Isonzo. Vista la complessità delle operazioni, è stato necessario mettere in campo personale specializzato in tecniche speleoalpinistiche e di soccorso acquatico, nonché gli specialisti sommozzatori del nucleo di Trieste.
Neutralizzati i due ordigni bellici, interventi degli artificieri del terzo reggimento guastatori di Udine a Tarcento e Venzone. Gli artificieri appunto del terzo reggimento di guastatori di Udine, allertati dalla prefettura di Udine, hanno effettuato due interventi di bonifica da residuati bellici. I militari, accompagnati dai carabinieri della stazione locale, si sono recati in un terreno privato a Tarcento. Il proprietario aveva allertato le forze dell'ordine qualche giorno fa, insospettito dalla presenza di un presunto ordigno. Il team Conventional Munition Disposal della caserma Bergins di Udine ha confermato appunto la presenza di una bomba da mortaio da 81 mm corto ad alto esplosivo di nazionalità italiana e risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.